Nel 2015 i comuni di Crema, di Cremona e di Casalmaggiore, insieme al Consorzio Arcobaleno e al Consorzio Il Solco e a un ampio partenariato del terzo settore, presentano al bando Welfare in Azione della Fondazione Cariplo il progetto Fare Legami. E viene approvato! Fare Legami si sviluppa in 5 azioni contemporanee, per 3 anni su 3 distretti. Le azioni sono patti generativi, 200 patti generativi di inclusione sociali, 19 attivi nella prima annualità nel Cremasco, abbiamo fatto un tutorial. Ciao ragazzi, scusate il ritardo, ma non trovavo parcheggio. Ciao Verun. Ciao Verun. Eccoci qui. Caspita, ma che sguardi sconsolati, tutto bene? Non ne veniamo fuori. Tiriamo avanti la coperta di un pezzo e si scopre dall'altra. Dai, più di un anno che stiamo cercando di mettere a fuoco alcune parole chiave, alcuni contenuti di lavoro, fare legami, la comunità, il patto, la generatività, eppure quando dobbiamo provare a esemplificare o dirci a che punto siamo arrivati, sembra quasi sempre di essere al punto zero, al punto di inizio. Sì, forse come operatori, come addetti ai lavori, sembriamo allineati, in realtà poi scopri che non è proprio così. Quello che mi preoccupa è che se già tra gli operatori magari non c'è una piena linearità, quando dovremo poi presentare il progetto anche ai non addetti ai lavori, perché poi la comunità è al centro, il nostro linguaggio temo che possa veramente essere poco comprensibile. Ragazzi, però il tema è anche molto complesso e credo che anche noi come operatori dobbiamo imparare una nuova modalità di lavoro e un approccio diverso con le persone e con i problemi di chi si trova in una condizione di vulnerabilità. Quindi non è facile. Sì, effettivamente anche questo è vero. Anche se abbiamo scritto un buon documento, secondo me, più di 20 pagine di lavoro scritto e condiviso, tra l'altro. Beh, no? Annalisa, 20 pagine scoraggerebbero chiunque. Io faccio fatica a leggere le mail più lunghe di 10 righe. No, effettivamente è vero. Però mettere nero su bianco sembrava un'opportunità per permettere la trasmissione della conoscenza, dei contenuti. Forse serve qualcosa di diverso. Sì, forse dovremmo trovare un'altra modalità per comunicare questi contenuti, una sorta di guida pratica, più sintetica, più veloce e più immediata anche per gli operatori. Ok, un video sui patti. Se facessimo proprio un tutor al video? In che senso? Tipo quelli che vediamo su internet, che spiegano e che danno indicazioni? Non per forza, non proprio un tutorial, qualcosa di più, qualcosa che racconti, una narrazione, un piccolo film. Però proviamo a immaginarcelo, a pensare cosa vorremmo, come dovrebbe essere questo video. Io penso che potremmo veramente provare a esemplificare uno dei patti che abbiamo attivato. Esemplificandolo magari riusciamo a mettere a fuoco alcuni aspetti che nel gergo di tutti i giorni magari ci sfuggono un po'. Potrebbe funzionare. Potremmo pensare a un protagonista che racconta la sua storia, agli operatori che sono coinvolti, a un racconto di tutta la situazione, ma anche dai diversi punti di vista. E tipo alcune figure chiave, non so, l'assistente sociale non può mancare. Certo, ma neanche la comunità. Quindi qualcuno che dentro la comunità agisce un ruolo importante e che diventa veramente il connettore dei legami che in un territorio ci sono. Proviamo a pensare a persone, tipo il parrucchiere. Sì. Ah cavolo, il parrucchiere, cosa c'è di meglio del parrucchiere? Incontra un sacco di persone, ascolta un sacco di storie, è forse al centro della comunità. Sì. Ma quelle mamme che hanno un ruolo importante all'interno della scuola, quelle mamme che fungono anche un po' da connettori, una mamma amica, non lo so. Sì, e potremmo pensare anche a una situazione, tipo, non so, Marta ha 38 anni, ha 2 figli di 6 e 11 anni. Aveva un lavoro a Milano come assistente alla poltrona, l'ha perso,
e adesso si trova a vivere qui in un paesino del Cremasco dove non conosce nessuno e si deve gestire i suoi bambini, ha la famiglia lontana. Sì, e quindi magari specificando anche la sua storia familiare, nel senso che mettere in luce che comunque è sposata con Filippo, che lavora come operaio e che è molto impegnato su turni, quindi assente in questo periodo sia come padre che come marito, mettendo in luce anche le difficoltà all'interno del contesto familiare. E la mamma di Marta vive a Milano ed è malata, e questa distanza che separa Marta dalla mamma certamente non aiuta. Costruita così è una storia molto credibile e direi anche molto vicina ad alcune situazioni che abbiamo anche incontrato attraverso i fatti. Dobbiamo decidere da dove partire. Marta incontra prima chi e dove? Ce l'ho. Incontra Giuliana, una sua mamma amica che fa la volontaria del Pedibus, e la incontra davanti alla posta. Marta, ciao! Uè, ciao! Come stai? Ma sì, non c'è male, grazie. Tu? Sto a posto. Bene, è un po' che non vedo i tuoi bimbi al Piedibus. Vengono coi nonni a scuola. No, guarda, ma che nonni? Noi qua vicino non abbiamo parenti. Ah. Li sto portando io, perché sono a casa da un po' di mesi, dal lavoro intendo. Ah, mi spiace. E cosa facevi prima? Facevo l'assistente di poltrona in uno studio dentistico a Milano. Però ho dovuto lasciare per ragioni familiari legate alla mia mamma. Ho capito, mi spiace. Ma e qua in zona altri studi dentistici hai provato? È difficile? Ma sì, guarda, non ci ho neanche provato, perché in realtà per il mio profilo adesso servirebbe il corso universitario. Che tu e non quando hai... io ho cominciato non serviva. Ho anche pensato di farlo, però ti dirò, un po' dispendioso. Siamo in quattro e con uno stipendio, francamente, non è il momento. Ma non hai sentito mai parlare del progetto Fare le gambe? Mi è venuto in mente adesso così. No. No, te lo dico perché a una riunione del Piedibus ci hanno spiegato di questo progetto, perché è nato un Piedibus in un paese qua vicino con un laboratorio di comunità all'interno di questo progetto. Non c'entra molto. Quello che volevo dirti è che dentro Fare le gambe c'è una cosa che si chiama patto generativo, ed è un'occasione per la persona interessata, diciamo, di fare qualcosa che le piace anche per gli altri, e allo stesso tempo c'è, diciamo, una piccola disponibilità economica che viene messa a disposizione per una sua necessità, come può essere un corso di studio, insomma. È interessante, non ci ho capito molto, però mi piacerebbe approfondire. Secondo te, guarda, a chi dovrei rivolgermi? Io non sono espertissima, però se vuoi posso chiedere alla referente del Piedibus, che sicuramente è dentro il progetto, e ti posso poi contattare quando ho qualche informazione in più. L'unica cosa sicuramente certa è che coinvolgeranno anche un gruppo di persone a te vicine, diciamo, per fare questo piccolo gruppo di lavoro su questo patto. Poi persone a te vicine, per esempio dal vicino di casa, il catechista, a un'amica o a me, cioè una persona che tu ritieni di fiducia da coinvolgere in questo progetto, diciamo. Comunque, se vuoi, volentieri. Ti faccio sapere. Sì, sì, volentieri. Ok, grazie. Va bene. Ciao, ciao, a presto, ciao. Ciao. Beh, ragazzi, cavoli, questa mamma è davvero sorprendente, e mi sembra ci stia dicendo che dobbiamo veramente fare le gambe, ci invita fortemente a puntare sulla comunità, perché attraverso i valori e le risorse che le persone portano che si riescono a risolvere questi problemi. Dobbiamo un po' decentralizzare da noi, forse. Bisognerebbe fare in modo che di persone come Giuliana ce ne siano molte di più, le persone più attive all'interno della loro comunità che possono promuovere anche questo progetto. Sì, Giuliana credo che in questo con questo stile ci dimostra la capacità che le persone hanno anche di saper connettere delle risorse, quindi di saper ascoltare, e credo che valga la pena coltivare un po' queste opportunità, queste caratteristiche. Sì, poi diciamo non mi sembra così utopica questa scena, nel senso che assomiglia davvero tantissimo a molte storie di persone che abbiamo realmente incontrato. Sì, d'altra parte dico anche che
rispetto ai patti che abbiamo visto fino ad oggi, è stata in più occasioni l'assistente sociale invece a promuovere il patto, a incontrare quelle situazioni di vulnerabilità che ha ritenuto opportuno candidare anche per un patto generativo. Quindi è stata proprio l'assistente sociale a far muovere tutto il processo. E allora tu stai introducendo la prossima protagonista, l'assistente sociale. Buongiorno. Buongiorno. Il centralino del comune mi ha detto che potevo rivolgermi qua per delle informazioni sulla rete scuola. Mm-hmm. Posso chiedere a lei o devo prendere appuntamento? Normalmente sì, ma in questo momento senza utenti può parlarsi, mi dica. Grazie, volevo sapere un po' come funzionava. Ho un figlio che andrà alle medie e non ho mai chiesto una dote scuola. Allora, la dote scuola è legata all'indicatore ISEE ed ha una quota che può variare appunto in base al reddito da spendere per materiale scolastico o libri con buoni che eroghiamo prima dell'avvio dell'anno. Suo figlio andrà a scuola qui? Sì, sì, siamo qui da circa 2 anni e ha fatto anche gli ultimi anni della scuola primaria qui. Ma ha già l'ISEE valido oppure dobbiamo farlo? Non ho mai fatto l'ISEE, però recentemente ho perso il lavoro e allora ho cominciato a informarmi per capire se c'erano delle forme di agevolazione per le famiglie, per la scuola, e quindi ho capito che c'era questa dote da poter chiedere eventualmente. Ma suo marito lavora? Sì. Allora le lascio la lista della documentazione da portarmi per stendere l'ISEE e poi capiremo se rispetta la dote scuola o magari altre forme di aiuto. Guardi, non credo di avere bisogno. Immagino magari ci siano altre persone più in difficoltà. Noi di fatto comunque abbiamo uno stipendio e certamente stiamo riducendo le spese usando un po' di risparmi. Però stiamo cercando di fronteggiare questo periodo un po' difficile. Semplicemente come cittadina che ha sempre pagato le tasse, se c'è l'occasione di capire se ci spettavano delle agevolazioni per la scuola, mi stanno informando, ecco. Certo, ha ragione, ci sono tante opportunità che magari non si conoscono o non si ha tempo di cercare. Per esempio, in una situazione simile alla sua, purtroppo diffusa di momento di difficoltà, nel nostro territorio esiste un progetto nuovo che si chiama Fare Legami. Di cosa si tratta? È un progetto che ha a cuore il benessere delle persone nella loro comunità. All'interno di questo progetto c'è un'azione che si chiama Patto Generativo. Cioè? È un'azione che si rivolge a persone e famiglie in una fase temporanea di difficoltà per supportare le loro fatiche economiche ed organizzative, cercando anche di valorizzare le capacità delle persone e di mettere a disposizione della comunità. E concretamente? Il patto è un'opportunità per stare meglio e per sostenere le persone in questo momento faticoso. È anche un'occasione per rafforzare i legami in famiglia, nel quartiere, nel paese. Interessante. Per esempio? Allora, le faccio un esempio. In una situazione simile alla sua, una signora si è appena separata e lavora a Milano, si è appena trasferita qui e non conosce nessuno in paese. Ha un bambino che va a scuola e quando questo si ammala oppure lei fa tardi al lavoro, non ha nessuno che possa aiutarla e quindi ha la necessità di creare legami nel suo contesto. Per questo è un po' affaticata e preoccupata. Allora la signora ha individuato insieme all'assistente sociale un piccolo gruppo di persone che potessero aiutarla nel trovare delle soluzioni, individuando anche i suoi punti di forza. Il progetto inizialmente è servito a tamponare la situazione pagando la babysitter e poi nel tempo ha creato dei legami in grado di fornirle il supporto necessario. Conoscendola meglio è anche emersa la passione per il canto e questa è diventata un'occasione di animazione per i bambini dell'oratorio. Questo è quello che noi chiamiamo generatività. Bello, interessante. A me per esempio piace fare le fotografie. Io ero assistente alla poltrona in uno studio dentistico anch'io a Milano. E poi ho dovuto appunto recentemente licenziarmi per seguire mia mamma che ha una malattia.
anche se quando poi la situazione un po' si risolverà con l'RSA dovrò riqualificare il profilo attraverso il percorso triennale universitario, perché sicuramente servirà questa nuova dimensione. Allora, benissimo, direi che dovrebbe fare un patto generativo con fare dei rami. Davvero? Certo. E come facciamo? Io ho tempo anche domani. Allora, fissiamo un appuntamento e intanto pensa che con lei potrebbe mettere a fuoco un progetto su come uscire da questa situazione, individuando le sue risorse, le sue capacità. Le lascio poi il volantino e può guardare il sito. Bella questa scena dell'assistente sociale, mi è piaciuta. Credo che dia proprio l'idea del cambiamento di sguardo che dobbiamo chiedere agli operatori. E in effetti, guardando la scena, ci si accorge come il setting ha già aiutato di più davanti alla macchinetta del caffè, l'accoglienza della persona che arriva. Però potevo offrirglielo il caffè. Sì, in effetti potevo offrirglielo, anch'io l'ho pensato. Ecco, però mi ha dato un'idea anche di approccio diverso alle persone, un cambio di sguardo anche dell'istituzione proprio, no? Un'accoglienza non in ufficio, ma al fermarsi a parlare in un contesto più informale come quello della macchinetta del caffè, ad esempio all'ingresso, e pur stando in un contesto informale riuscire a cogliere degli elementi di vulnerabilità in una persona che è venuta comunque a fare un'altra richiesta, che è quella della dotte scuola, e che però un po' alla volta ha portato una serie di situazioni. Si coglie proprio nella scena, tra l'altro, un cambio di sguardo anche dell'assistente sociale. Nel momento in cui ha capito che non era il classico utente, allora l'approccio è cambiato. Cambiato, è vero, non le ha offerto il caffè, però insomma, mi sembrava anche più rilassata, no? Molto accogliente, disponibile, l'appuntamento subito la mattina dopo, il volantino, la spiegazione di fare legami. Hai ragione. E aggiungerei che Marta è protagonista del suo cambiamento. Ha la fortuna di incontrare un professionista che prova a proporre una strada nuova e lo fa cercando di scegliere la via della creatività. Sì, credo che Marta è stata al centro di questo dialogo, per cui l'assistente sociale è riuscita a farla diventare la protagonista del suo percorso di vita, e questo credo che sia veramente lo snodo. Creare nuove alleanze, ci diciamo, dobbiamo lavorare in modo integrato, dobbiamo connettere i servizi, ma se in prima battuta non riusciamo a mettere al centro chi abbiamo davanti e chi stiamo ascoltando, credo che sia un vero problema, per cui fare legami ci chiama un po' tutti in causa rispetto a questo cambiamento. Anzi, fare legami sembra quasi che ci dia veramente l'opportunità perché la comunità possa prendersi cura di sé. E anche per noi operatori meno soli, le persone meno sole, sembra quasi un paradosso, ma in realtà è un po' la forza del progetto. E forse può sembrare banale, ma è proprio vero che in questo caso l'unione fa la forza. Sì, la forza e anche la volontà di mettersi in gioco con delle altre modalità, anche con uno stile più, mi viene ancora la parola accogliente, ma anche più sciolto, ecco, per quello mi piace molto il setting della macchinetta del caffè, perché il target a cui ci rivolgiamo della vulnerabilità non è il classico target a cui gli operatori sociali sono abituati, non sono quelli che normalmente vediamo nei nostri uffici e nei nostri servizi. Certo, ci richiede un bel lavoro, ecco, di... Sì, se siamo, più siamo vicini alla comunità, più ci sentiremo meno soli ad affrontare i problemi, e credo che per gli operatori sociali sia anche un'opportunità di essere anche più avvicinabili e uscire dai nostri uffici, renderci un pochino più visibili al centro dei nostri luoghi di lavoro. È veramente uno snodo importante in questo problema, in questo momento dove i problemi veramente diventano tanti, a volte ci sentiamo un po' soffocati da tutte le situazioni che vediamo. Mi piace. E ora? Adesso secondo me dobbiamo provare a capire chi della comunità anche può aiutarci e può cogliere. Mi hanno detto mica parrucchiere. Parrucchiere, quindi proviamo a vedere la scena con un parrucchiere. Manuela, eccoci qua. Siamo pronti a fare un bel taglio? Prontissima, direi che ci vuole. Guarda come sono cresciuti.
Direi proprio di sì, dall'ultima volta, guarda, cioè, ti aveva dato un bel taglio, ma guarda. Avevi visto qualcosa che ti ispirava nel book? Ma allora, ho guardato un po', però sì. Alla fine, viste le volte precedenti, direi che mi posso affidare completamente al tuo gusto. Fantastico, dai. Guarda. Avevo già pensato, guarda, qualcosa che era l'ideale per te, che con i tuoi lineamenti li mettesse proprio in risalto. Mi fido, vai tranquillo, puoi partire se vuoi. Guarda, è una frase fantastica che purtroppo non dicono spesso le persone, diciamo, dicono proprio di rado. E vabbè, dai, insomma, è un po' difficile fidarsi per un taglio di capelli, ma anche per altre cose, no? Non è che è proprio così facile fidarsi degli altri, dei consigli delle altre persone. Beh, guarda, hai ragione. Guarda, mi è fatto venire in mente una cosa che mi è capitata proprio, guarda, settimana scorsa. C'è una ragazza che è da poco, che è qua, che abita qua da poco, diciamo, e è venuta un paio di volte a fare il colore. Mentre aveva imposto il colore, eravamo qua da soli e mi ha parlato un po' così della sua vita, delle sue cose, si è un po' aperta, diciamo, perché eravamo da soli. E mi ha fatto venire in mente un po' il progetto lavorativo vostro, che secondo me può rientrare. Sì, quello che mi raccontavi. Dai, guarda. Racconta un po', vai. Niente, praticamente lei ha dovuto mollare il lavoro perché ha avuto sua mamma che non è stata molto bene e quindi ha preferito lasciare il suo posto di lavoro, che tra l'altro era a Milano, per poter stare il più vicino possibile alla mamma finché non si trova un ambiente logico, sia come location che anche proprio come struttura. E quindi ha preferito lasciare, diciamo, il lavoro, che tra l'altro era un assistente alla poltrona, ma tra l'altro c'erano corsi universitari che andavano fatti, e per stare proprio di fianco alla mamma. Ma per caso questa ragazza ha anche dei figli? Perché mi sta venendo un collegamento col progetto che ti avevo raccontato. Sì, guarda, mi ha fatto vedere proprio sempre in quel momento lì che eravamo soli delle foto, un po' dei suoi figli, ha due figli. Belli, tra l'altro dei bellissimi bambini energici, e ha un marito che tra l'altro fa i turni al lavoro e quindi niente, un po' sta situazione. Però pensa che mi ha detto, guarda, in questo momento ho trovato una serenità familiare che non avevo mai trovato, cioè che avevo forse perso, perché tra Milano va e torna, e mi dice, stando a casa ho recuperato il rapporto con la famiglia, con mio marito, cioè cose veramente che non provavo da tanto. L'unica cosa, mi ha detto che in questo momento mi godo questo mio momento, però vorrei almeno trovare qualche momento una babysitter per poter assentarmi e andare da mia mamma e non lasciare appunto i figli scoperti quando mio marito lavora, che è il turno. Ma scusa, ma lei non ha qualche giro di mamme, sai, magari le mamme degli amichetti di scuola, così, no? Sai cosa c'è, secondo me, te lo dico proprio in confidenza, secondo me è una ragazza abbastanza timida, quindi già fa un po' fatica a legare. In più la situazione è che lei comunque, andando a Milano, quasi, quasi sempre le portano gli altri figli a scuola, quindi lei non conosce, poi non fanno attività ricreative, sportive, e quindi secondo me non si è persa un po' il giro, non so, delle mamme del parchetto davanti quando vai a prenderli a scuola, come di solito, e quindi, ho capito. Però guarda, ti devo dire, ho trovato un'energia, questa persona, una positività fantastica. Pensa che avevo delle foto appese via, le foto di questo paese degli anni 50, di Milano degli anni 20, e mi si è messa a parlare, ha fatto vedere sempre delle altre foto, delle cose che fa, gli piace la fotografia. Ma quindi ha dei gusti un po' retro sulla fotografia, visto che gli piacevano queste foto? Ma guarda, in realtà le metto che ama fare ritratti, quindi sul gusto retro non penso, però penso sia tratta dalle cose particolari che non trovi dappertutto. È una tipa un po' originale. Sì, però infatti mi dispiace che qua è un'energia fantastica, l'unica cosa che secondo me avrebbe bisogno in questo momento difficile di una spinta da magari qualcuno come voi, che in questo progetto secondo me calza proprio precisa in questa situazione. Guarda, mi sa che hai avuto proprio una bella idea parlarne con me, perché in effetti mi viene in mente una parte del progetto di cui ti avevo parlato la volta scorsa. Allora, il progetto si chiama Fare Legami, però c'è una parte di questo progetto che si chiama Patti Generativi, che è proprio una, diciamo, un sostegno, un supporto per quelle famiglie, per quelle persone con bambini, quindi proprio come questa ragazza di cui mi hai parlato, che stanno vivendo un momento di difficoltà, insomma, una difficoltà temporanea, che però magari con un supporto esterno e così attivando delle risorse personali come quelle che ha questa ragazza, che mi sembra sia una persona piena, piena di risorse, insomma, con un piccolo aiuto dall'esterno possono superare questo momento. Quindi direi che
avuto una bella idea, magari possiamo scambiarci il contatto, cioè dalle pure il mio numero di telefono e possiamo... Guarda, non c'è nessun problema, tanto fra 15 giorni verrà a fare il colore, le do il tuo contatto, gli dico che abbiamo parlato e quindi è stato fuori, più che volentieri, guarda, secondo me sareste fantastici per lei, il progetto calza proprio, perfetto, guarda. Perfetto, dai, abbiamo trovato l'incastro giusto da questa situazione, adesso tagliamo i capelli, pronti? Quelle che abbiamo mostrato sono tre modalità con le quali presentare il progetto Fare Legami e l'azione Patti Generativi alle persone che si trovano in un momentaneo stato di difficoltà. Chiunque può attivare un patto. Per poterlo fare è necessario prendere contatti, una volta rilevato il bisogno, con le realtà del pubblico e del privato sociale referenti per fare legami. Inoltre, il gruppo locale distrettuale ed i coordinatori del gruppo sono a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Inoltre, è molto importante ricordarci che le modalità con cui le persone si incontrano e comunicano non sono solo forma, ma sono sostanza, e quindi sono proprio la differenza che ci serve per consentire a questo progetto di realizzare gli obiettivi che si è proposto. Fare legami ci dà l'opportunità di attivare 200 patti generativi in 3 anni. È un'opportunità a cui ognuno di noi deve pensare, provando a capire se è venuto a conoscenza di una situazione di vulnerabilità, sia nel proprio luogo di lavoro, ma anche nei luoghi di vita che normalmente incontra ogni giorno. Quindi proviamo a capire come ognuno di noi può essere sentinella di queste situazioni, perché normalmente chi vive una condizione di vulnerabilità non la racconta spontaneamente, quindi va un po' sollecitato. Adesso proviamo a sentire il racconto di Marta e la sua testimonianza sull'esperienza vissuta con i patti generativi. Sono molto contenta del patto generativo con Fare Legami, perché mi ha dato modo di cominciare il percorso formativo per la qualifica di assistente alla poltrona per lo studio dentistico, che era il mio lavoro e per il quale vorrei appunto ricominciare a mandare dei curriculum sperando in un futuro di poter avere nuove occasioni di lavoro, anche se francamente vorrei non più a tempo pieno, perché questo tempo libero è stato molto significativo, insomma mi è piaciuto molto ripassare più tempo con la mia famiglia anche nel mio contesto, nel mio paese. E poi appunto anche dedicarmi alla fotografia, perché insieme a Patrizia e alle altre persone del gruppo che abbiamo formato per pensare un po' insieme a questo progetto, abbiamo appunto pensato di proporre dei ritratti alle persone anziane dell'RSA del paese, e così ho fatto degli incontri, ho conosciuto queste persone scambiandoci anche qualche storia di vita, insomma, qualche vicinanza di alcune situazioni. E è stato molto profondo e interessante. E ho avuto anche l'occasione di incontrare Luisa, che ha la mamma lì, e così, scambiando 4 chiacchiere ogni tanto davanti a un caffè, è nato un legame, e lei proprio è la persona giusta per poter seguire i miei bambini, sarà la nostra babysitter. Abita anche vicino a noi, li ha anche già conosciuti, e mi dà modo così di poter seguire meglio mia mamma e anche il corso. E sì, comincio a vedere con più ottimismo sicuramente il futuro rispetto a uno sguardo più cupo di qualche tempo fa. Fare legami, una comunità che gira, anche con l'aiuto delle community maker, figure innovative sostenute dal Consorzio Arcobaleno.